Il Movimento 5 Stelle non è contrario ad ogni riforma costituzionale. Noi pensiamo che la Costituzione si possa cambiare e si debba anche cambiare in questo momento per dare più potere ai cittadini. Per questo vogliamo inserire in Costituzione il referendum propositivo senza quorum o l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare. In sostanza sogniamo un paese in cui il popolo comandi e il governo obbedisca. Ma quello che vogliamo fare è rispettare le regole, rispettare il 138, la riforma costituzionale, le riforme costituzionali che vogliono oggi fare i partiti, la partitocrazia, la P2, perché la P2 c'entra sempre, e anche il Presidente della Repubblica, vanno esattamente nel senso opposto. Il potere, e non quello che intendete voi, il potere democratico, il potere alla libertà, i cittadini se lo riprenderanno, manca poco. In questi giorni abbiamo assistito alla volontà, alla protervia della maggioranza e del governo di voler modificare la Costituzione più bella del mondo a Ferragosto, incredibile, delegando, ma la cosa, perché dico incredibile? Perché hanno deciso di delegare le riforme costituzionali ad un comitato nominato dai partiti, al quale vorreste che noi, del Movimento 5 Stelle, affidassimo una delega in bianco. Già abbiamo rifiutato una volta quando Bersani veniva a piangere in cinese dal nostro capogruppo, lo faremo ancora naturalmente. Tutta qui la vostra riforma costituzionale, vi faccio i complimenti per la competenza. La Costituzione ci dice quali sono i diritti principali. La Costituzione ci dice, guarda, politico, tu tra 20 anni, quando l'hanno scritta, nel 1950, nel 1960, nel 1970, avrai sempre me, leggimi, guardami e capirai dove devi andare.